Welcome back Gargiulli e bentornati ad un nuovo video recensione dell'SMT Airsoft. Oggi parleremo di un accessorio tanto discusso quanto amato e ricercato, lo zaino. Lo zaino che andremo a recensire oggi è un laser day pack della Viper Tactical Gear, marchio inglese che fa ottimi prodotti e che sta riscontrando un buon risultato nel mercato italiano. So che oggi dovevamo recensirvi un prodotto italiano, ma per motivi particolari, causa anche quarantena, dovrò posticipare nelle prossime settimane. State tranquilli, arriverà anche questo misterioso zaino italiano. Scrivetemi nei commenti se avete capito di che marca sto parlando. Ma torniamo a noi. Questo modello della Viper è stato progettato per degli eventi di massimo 18-24 ore. Infatti il nome Day Pack già ce lo fa capire. Ciò non toglie di aggiungere varie tasche di qualsiasi tipo tramite il sistema classico molle presente su tutto lo zaino, sia nella parte frontale che quella laterale. Lo zaino Laser Day Pack è dotato del sistema con passanti chiamato molle laser. Cioè, invece del convenzionale sistema molle che tutti conosciamo, troviamo la stessa linea di pensiero ma con un approccio differente nella costruzione di esso. Esteticamente è molto bello e accattivante, mentre nel suo utilizzo, se sia meglio di quello classico, personalmente non vedo grosse differenze. Mi trovo benissimo con entrambi i sistemi. Forse con questo laser molle si riesce a decidere meglio dove posizionare le varie tasche. Nella parte posteriore troviamo due sistemi di trasporto. Il primo con degli spallacci con gli attacchi Fastex, non sono imbottiti e quindi molto leggeri e sottili e non ingombrano per nulla. Il secondo tramite il classico sistema molle che andrà ad inserirsi nel pannello molle del nostro plate carrier. Nella parte frontale alta troveremo un pannello di velcro tagliato sempre con il sistema molle laser per attaccare le nostre patch. Mentre in quella frontale bassa troviamo due tipologie di attacchi o ganci. Due V-lock con il sistema di apertura e chiusura e un D-block che potrà essere ruotato a 360 gradi a scatti. Lo zaino inoltre presenta due cinghie di compressione con attacchi Fastex per mantenere saldo il tutto e due tasche laterali dove inserire dei piccoli accessori. Il laser day pack presenta tre passaggi per il sistema di idratazione elasticizzati, due laterali e uno nella parte superiore ed una rete interna per posizionare la vescica di idratazione. La capienza totale dello zaino è di circa 13 litri, misura sui 20x20x45 cm circa, e il materiale è in cordura a 600 denari. Beh, che dire, personalmente lo ritengo un ottimo prodotto per piccoli e medi eventi. Lo posseggo da un anno e mi sono trovato molto bene. Avevo qualche perplessità sugli spallacci non imbottiti, ma se usati sopra un tattico non si sente nulla. Io lo uso solo in configurazione spallacci e al torneo caccia alle volpi che è di circa 18 ore, a fine game non avevo nessun tipo di problema o fastidio alle spalle. Poi ovvio che se lo avessi caricato con delle cose più pesanti e lo avessi usato per un evento più lungo, questo modello non andava bene. Lo spazio interno è buono per quello che deve fare lo zaino. Le zip non si incastrano mai e ne troviamo sempre due per tasca. Anche il materiale interno utilizzato è buono ed è ancora integro dopo un anno intenso di utilizzo. Quindi se state cercando uno zaino per le vostre giocate domenicali o dei piccoli o medi eventi, il modello Laser Day Pack della Viper Tactical Gear è straconsigliato. Se volete sapere dove l'ho acquistato vi lascio il link in descrizione. Comunque il negozio, molti di voi lo conosceranno, è il Campo Phoenix. Un saluto Diego se stai guardando questo video. Da M è tutto, vi do un grande saluto, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivate la campanella, commentate qui sotto qualsiasi cosa vogliate, mettete un like se questa recensione è stata di vostro gradimento. Non dimenticate di seguirci anche su Instagram.
Ci vediamo a venerdì con un video che dovrebbe essere un'altra recensione, o scrivete appunto qui sotto cosa vorreste vedere. Da me è tutto, stay angry, stay beautiful!